Il vento negli occhi è il titolo del volume fotografico dedicato alle donne militari, presentato ieri pomeriggio a Palazzo Barberini a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Ignazio La Russa e del generale Biagio Abrate, capo di Stato Maggiore della Difesa. L'opera raccoglie una selezione di scatti fotografici in bianco e nero realizzati dal fotoreporter Giampiero Corelli e testi tratti dalle interviste effettuate dalla giornalista Adriana Pannitteri ad alcune donne militari. Molto contento di contribuire alla presentazione questo magnifico libro che unisce tre cose: la capacità di Adriana Pannitteri di intervistare e raccogliere non le parole ma i sentimenti di tante ragazze con le stellette, di tante donne con le stellette, alla capacità di Giampiero Corelli di rappresentare con le sue splendide fotografie in bianco e nero i luoghi, i visi, i modi di stare, in una parola sola, l'ambiente. Il vento negli occhi, un lavoro che ti ha coinvolta attivamente. Cosa ti ha colpita di più nel sentire, nell'ascoltare le parole di queste donne militari? Ma ha colpito soprattutto il fatto che non immaginavo che le donne militari avessero così tanta passione, così tanta grinta e coraggio. Mi sono resa conto che gran parte delle donne che si arruolano in realtà non hanno genitori militari, quindi è una scelta del tutto indipendente, il che significa che è una passione che viene da dentro e che in qualche modo si lega anche al concetto di disciplina, di amore per la patria, di regole che ormai è così lontano dalla realtà di questi giorni. Tante storie, tante donne, cosa ti ha colpito di più? C'è una storia che ti ha colpito di più in particolare? Beh, mi ha colpito molto la storia di Cristina Buonacucina, che è la soldatessa che è stata ferita in Afghanistan in un agguato nel quale sono morti due commilitoni. È un'esperienza ovviamente tragica, il suo racconto è veramente sorprendente perché lei ha visto i suoi compagni morire, è stata gravemente ferita, è stata trasportata in Germania, ha dovuto ricominciare tutto da capo, ha ferite nel suo corpo e nella sua psiche, diciamo così. Lei dice: eppure bisogna andare avanti. Il ricordo più bello che ho, racconta Cristina Buonacucina, è quello che ho vissuto con loro, con i miei compagni, con quelli che lei definisce fratelli. La definizione donne uguale sesso debole, secondo te nel mondo militare ha un senso? Beh, insomma, io ho visto soldatesse marciare in addestramento con 10-15 kg in spalla, quindi insomma loro dicono che è tosta, è dura, insomma è faticoso, però francamente non sono del tutto convinta che insomma, le donne siano davvero il sesso debole. Allora, loro si rendono alcune volte conto che c'è in effetti una differenza fisica, anche se con l'addestramento si possono raggiungere risultati pressoché uguali, però dicono anche che con le nuove tecnologie, chiamiamole così, ci possono essere armamenti più leggeri e quindi in qualche modo si può raggiungere lo stesso risultato che viene raggiunto poi in fondo da un uomo. Mi dicono anche che si sentono più organizzate, ecco, sono più organizzate, più addestrate, quindi alla fine non direi che sono tantissimo il sesso debole. Giusy, cosa rappresenta per te indossare la divisa? Allora, per me la divisa è il mio lavoro, è la mia patria, è il mio paese, quindi ne vado fiera e orgogliosa perché so di dare molto al mio paese, dalla piccola, più piccola cosa alle grandi situazioni in cui poi mi vado a trovare, le affronto senza nessun problema perché mi hanno insegnato appunto ad avere grinta, coraggio e ad affrontarla sempre con determinazione. Deborah, cosa ti hanno detto i tuoi genitori nel momento in cui gli hai comunicato che volevi iniziare la carriera militare? Allora, inizialmente l'anno in cui uscì per l'arruolamento delle donne nell'esercito, lì per lì mio padre non è stato molto contento, anche pur essendo un po' siciliano, mentalità, come si sa, tutti maschiaccia. Poi invece, per come anche ha detto il nostro ministro, il ministro La Russa, bisogna avere anche carattere, un carattere particolare. Eppure, essendo che io sono una persona molto determinata, una persona molto cocciuta, sono riuscita a convincere, diciamo, la mia famiglia e a far capire che questa era la scelta che io avevo fatto e che ci credevo. Generale, quale ruolo hanno le donne all'interno del mondo militare? All'interno del mondo militare le donne hanno gli stessi ruoli che hanno anche i maschi. E questo è un principio e sono i criteri posti proprio dalla legislazione nostra che abbiamo abbracciato in toto, e perché questo per evitare delle discriminazioni che sarebbero state inutili e quanto mai dannose.
Ad oggi, dopo una decina di anni da quando le donne appunto hanno iniziato a entrare nel mondo militare, la percentuale è circa del 3%, supera di poco il 3%. Perché, secondo lei? Intanto il 3% non è un numero basso, se raffrontato a quello che è presente negli altri paesi. Consideriamo che 3% è nel totale delle forze armate, ma per esempio nell'esercito ce n'è già il 6,5%, che è già una percentuale altissima in soli 10 anni, considerando che forze armate di altri paesi, qualcuna, le maggiori ne hanno il 10%, ma sono più di 30 anni che reclutano donne. Quindi io direi che è una percentuale soddisfacente e che dobbiamo comunque impegnarci, così ha detto il Ministro della Difesa, per aumentarne appunto la portata. Una caratteristica è anche il fatto che loro, le donne italiane, in realtà vengono utilizzate in tutti i reparti, sia nella logistica che nelle missioni all'estero. Sì, vengono impiegate alla pari degli uomini in Italia e all'estero, in tutte le attività, in tutte le nostre missioni. E vorrei dire, l'ha sottolineato il Ministro, sono essenziali le donne, ma lo sono tanto più nelle missioni internazionali, in particolare nell'Afghanistan, dove, come sappiamo, le tradizioni, la storia, gli usi e i costumi locali impedirebbero agli uomini, anche agli uomini del servizio sanitario, i medici, di avvicinare le donne. Loro ci risolvono proprio questi problemi ed è una specificità che dobbiamo mantenere, di cui andiamo orgogliosi. Il libro fotografico presentato questa sera, Il vento negli occhi, presenta le donne nella realtà quotidiana della scelta di vita che hanno fatto. Sì, e soprattutto concentrato sulle donne ad Herat in Afghanistan, perché quella è stata la zona che è stata scelta proprio per trovare nelle espressioni degli occhi loro appunto la polvere dell'Afghanistan, ma anche soprattutto nelle espressioni che poi hanno registrato, le loro interviste, quello che loro hanno voluto dire, si sono sentite di dire, che è l'aspetto più significativo e che ne sottolinea appunto l'importanza del ruolo. Generale, il progetto del libro fotografico realizzato dalla Panitteri e da Corelli è passato per primo nelle sue mani, cioè è stato lei che è stata chiesta l'autorizzazione. Cosa l'ha colpito e perché l'ha autorizzato? Corelli e Panitteri sono venuti da me per chiedermi di poter essere trasportati in Afghanistan e fare lì le fotografie che sarebbero poi andate a completare a realizzare il libro. Chiacchierando tra di noi, soprattutto vedendo quelle che erano le opere che i due autori avevano già realizzato insieme, a me è venuta un'idea. Quest'anno è il 150° anniversario dell'unificazione dell'Italia, è l'11° anno che le donne militari e le donne fanno servizio nelle forze armate, allora ho proposto loro di essere io, diciamo così, l'editore, nel senso che in qualità di direttore della rivista Informazioni della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, gli ho proposto una collaborazione anche dal punto di vista editoriale e il libro ne è risultato. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.